Scomparsa Kata, la bimba sarebbe stata avvistata e sarebbe viva. Proseguono senza sosta le ricerche della piccola Kata. Si riaccendono le speranze, con una segnalazione secondo Repubblica, ritenuta dagli inquirenti altamente attendibile. Nelle ore scorse è stata ascoltata anche la madre di Kata, Catrine Alvarez, come persona informata dei fatti. Secondo Ancronos, non c'è al momento, secondo gli investigatori dell'arma dei carabinieri, nessun elemento che porti a pensare a un coinvolgimento delle persone indicate dalla madre della piccola come possibili responsabili. Responsabili verso i quali è caccia serrata. Stamani è arrivata la notizia che Kata sarebbe stata avvistata domenica scorsa, un giorno dopo la scomparsa, su un autobus a Bologna in compagnia di una donna. Una pista che potrebbe cambiare molto in questa storia in cui i contorni sono indefiniti e con punti ancora molto oscuri. Scrive Repubblica come, in un primo momento, secondo quanto appreso, la prefettura di Bologna ha attivato un piano di ricerca di persone scomparse che poi ha chiuso per proseguire gli accertamenti seguendo i canali investigativi. Canali non meglio precisati, e che non verranno divulgati per tutelare al massimo l'indagine e scongiurare possibili fughe di notizie. La prefettura si è attivata sulla base di una segnalazione ritenuta attendibile, quella di una persona che ha riferito di aver visto la bambina in compagnia di una donna la sera del 10 giugno su un autobus a Bologna. Ieri intanto un messaggio di vicinanza alla famiglia è arrivato da Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. Aiutate a ritrovarla, ha detto. Iscriviti al canale e attiva la campanella.